Una volta è venuto John Wayne a Catania, lo sapete tu? No, John Wayne mi lo ricordate John Wayne, l'attore? Cameron lo chiamava John Vine, perché era scritto Vine. Vine. No? John Vine, detto John Wayne, il vero nome era John Wayne, venne a Catania. Caruso, una cosa meravigliosa, e cui io vai a pigliare a John Wayne all'aeroporto, Saro fa sapere. Saro fa sapere, Saro è ovunque. Giusto, non lo sapevate? No, non lo sapevate, adesso lo sapete. Saro arrivava da casa, macchina, io vai a pigliare a John Wayne, già quando partivo da casa era emozionato. Vieni a pigliare a John Wayne, Caruso. Wayne. Ma come la va a dire a mia, che io vado a conoscere a John Wayne, le persone, e per giunta, mussetto nella macchina con me e mi porto Catania, Catania, un mito non John capita, Wayne. Non capita, non capita sempre. Basta, come arrivava John Wayne, che era quasi... in incognito, no? All'aeroporto, sai, io Saro, perché non c'avevo cattello, John Wayne. Ah, c'era scritto proprio John Wayne all'aeroporto, all'arrivo. Io avevo cattello John Wayne, per quando era bestia. Mr. Wayne. Mr. Wayne, basta, come si dice, io Saro, cioè, sì, sì, io sono Saro. Oh, good, Saro, very good. Tu bravo ragazzo, mi hanno detto bravo ragazzo. Quello mi parlavamo così. Saro, tu aspettare me un minuto, perché io dovrei andare in bagno. Ah. Andare in bagno. E io lo sa, lo sai, ci pensavo un attimo, c'è pure magari Joe Wayne va in bagno, no? Perché e non ci siamo abituati, no? Cioè, vedevi gente andare alla televisione e pensavamo che sono sempre gli stessi, no? che non vanno in bagno, non mangiano, non nomono, ma anche loro anche sono loro fanno il loro esseri umani, insomma. Anche Joe Wayne aveva bisogno di andare a fare la pipì. Ok. Basta, se ne va in bagno, dopo 5 minuti ritorna tutto ingazzato che si sentiva da lontano, no? Faceva spraitando cough, yes, ma in tedesco che fa cough, fa cough, ma non capisce niente, ma figlio mio ci combatte magari dove ero, no, non traduciamo fa cough, no. Vabbè, c'era crystal bottle, crystal bottle, cioè, che vuol dire bottiglia di cristallo, capito? Era un'imprecazione. Crystal bottle, anche lui bottiglia di cristallo. E chi lo avevo visto che insomma era ingazzato John Wayne, dice ma che fu tale ha un buono signori miei, non ci crederete che John Wayne aveva tutti i scappi fino qua, fino a metà della tibia tutte bagnate. Ai. Ma perciò Saro dice ma come John Wayne cosa fa a pipì in tesca? John Wayne, John Wayne un mito, ma non ci posso credere mai. Basta che io andiamo Saro, andiamo, andiamo, io molto arrabbiato, basta che non andava la macchina, appena pigliare la tangenziale fuori dall'aeroporto, cioè, scusa Saro, dice dimmi John, dimmi che tu fermare aria servizio qua, io dovrei andare in bagno di nuovo, la usa vuota. C'è Joe Wayne, ma se ci vuoi 5 minuti fa. Prostatite, che vero? Questo trase nell'area di servizio, Joe Wayne, scende. Wait for a moment, aspetta un momento. Basta, io se non vai in bagno, come torna 5 minuti dopo, ancora più ingazzato di prima. Di nuovo? Gli era bagnato dalla cintola in giù. Che tu dici, ma come Joe Wayne, il mio mito? Cosa fa a pipire un godo? Ma ci posso credere che è Joe Wayne? Ma io sai, non ci disse manco una parola, eh? Io che non andava mai che era ingazzato Joe Wayne. Io, speriamo che non c'era la pistola da fare questo, prima che spara io sono Joe Wayne. Basta, cominciano a camminare una volta nella tangenziale, a un certo punto c'era l'area di servizio, no? Prima di arrivare. Scusa Saro, scusa. Cioè, tu puoi fermare l'area di servizio, io dovrei andare bagno. Patezza vuota. Terza volta. Che ma strano. Allora John Wayne è incontinente, ma non ci poteva credere mai mai, Saro, era incredulo. Uno che viene a difendere. Certo, John Wayne, cristianazzo richiedo che tu ci puoi sparare 14 volte, non muore non mai, muore in mai. Film non muore mai. Basta, chi sto scende dalla macchina, va in bagno, passano 5 minuti come tonna, signori miei, non ci crederete, bagnato do petto fine ai peri. Di nuovo. Ma Saro dice, ma non è possibile, ce lo lei a domandare. Dice, scusa, John, dice, ma è la verità, ma c'hai problemi di incontinenza, va? Cioè, ma è possibile che Joe Wayne si fa pipì di un godo? No, c'è Saro, ma cosa dire? Cioè, ma allora perché sei tutto bagnato? Ci aiuto tre volte? Oh, cioè, perché? Perché ogni volta che io arrivo bagno, tutti quanti appena vedere, oh, guarda qui c'è Joe Wayne! Sono cose che ammazzano. Joe Wayne, ma noi lo capiamo, perché noi... Ma da qui c'è Joe Wayne, capito? Giustamente. Vabbè, giustamente. Vabbè, è normale. Era una minchia. Ma qualcuno lo sta capendo dopo, no? No, no. No, ma Joe Wayne poi, sì. Finita questa disavventura, gli dice, John, vabbè, fottitine, va. Basta. Fottitine, cioè, ora ti porto a vedere la mia città, Catania. Catania. Perciò arrivano, sai, a Porto, arrivano davanti all'acchia della Marina, da Joe Wayne, come ho visto, oh,
Very good. Cosa essere questi? Attire, questi sono famosi Jacche della Marina, sì. Sono 56. Jacche della Marina sono 56. 56. Ah, bello, very good. Cioè, quanto tempo vuoi mettere per costruire Archi della Marina? C'è quanto tempo? Mi pare che questi ci sono stati 5 anni per farlo, ah, non è che è un lavoro. Oh, 5 anni, yeah. O noi America questo, fare questo in 3 anni. Certo, voi americani siete più bravi, no? Sono più veloci di siete noi. Più veloci. Insomma, però questa cosa a Sarro, insomma, sta americana che vengono qua, che non a dire che noi siamo più lenti di Hitler. Va bene che è Joe Wayne, però non è che manzottare, scusa. Basta, pigliano, sai. Di Sottalacchi, arrivano a piazza di Aggio Massimo, come ho visto di Aggio Massimo, chiedo. Bello, oh, scusa, Saro, cosa è essere questo? Ah, che questo Teatro Massimo Vincenzo Bellini, dedicato al nostro cigno. Ah, very good, bello. Cioè, quanto tempo vuoi costruire questo teatro, Gioco Saro? Ah, gioco niente, ti posso dire, John, con 3 anni abbiamo dall'aria, non è? Cioè, o tempo remontare un ponteggio, ci facciamo sistemato. Dopo Coppa di Manicola, 3 anni, mi ha fatto un digiuno di Cristo che è il numero uno. Ti chiedo giustamente, no? Certo, doveva... giustamente. Da Joe Wayne, ah, 3 anni. A noi questo America in 1 anno e mezzo pronto. Addirittura. Taglia di cristallo per davvero, ma di che cercava? Ma chi sta americana che sono proprio così? Basta, pigliano la via Vittorio Emanuele, arrivano verso il Duomo di Catania e Joe Wayne ci fa... Venendo la chiesa di Sant'Agata maestosa, oh, Saro, cosa è essere questo? Mica, Saro, frenaus, mica, John, ti giuro che ieri non c'era. Non c'era, non c'era io. Vado a futtere, no? No, no, ma a quel punto, posteggiano. Posteggiano dopo, no? Perché era Banzelletta Ranura? No, perché... No, ma lui si sta regolando. Lui ma Joe Wayne a Catania, quando vado può bene, no, vado a capire. Quindi posteggia al Duomo. Dice, ti faccio vedere la pescheria. Fish Market, pescheria nostra di Catania, famosa. Famosissima pescheria. Che vieni, vieni, cammina con noi, cammina con me. Basta, a un certo punto c'erano delle arance, no? Belle arance. Oh, queste arance, sì, certo, queste sono le nostre arance famose siciliane. Oggi piccole, cioè, noi America grosse arance come pallone di basket, addirittura grande così. big orange, ah, niente di meno, sì sì, ah, e quelle cioè, oggi, quelle sono sono banane, non si affrontava, cioè, banane. Ah, ma queste banane qua africane, no, cioè, noi America avere banane grosse così. Dupate. Bambini americani fare canoa con buccia di banana, addirittura. Addirittura, no. A un certo punto c'era Saro Finicchio, è presente a Saro Finicchio? Saro Finicchio è un molonaro. Ah, quello che vende i meloni. Sì, un molonaro è un ortofrutticolo particolare, no? Perché un molonaro di solito non è un ortofrutticolo che monta la mattina e smonta la sera. Un molonaro, siccome ha una catasta di 300 moloni, è una piramide, il mondo a giugno e smonta a ottobre. Il rom e dacchi e moloni a Brandina, salutiamo a Giovanni Finicchio, Giovanni perché Saro è l'altro, Giovanni Finicchio, perciò c'erano questi bei moloni, di addogo, John dice, scusa Saro, che cosa è essere queste palle verdi? C'è niente, John, futtitini, un poco di piselli sono, va? Ma scusa, ma che c'è a dire, no? Vabbè, basta, perché sennò...